Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi ti voglio mostrare in che maniera creare un prodotto prenotabile e per farlo utilizzerò il nostro plugin YTH Booking and Appointment for WooCommerce. Ma prima di fare tutto questo ti invito a mettere un mi piace all'interno di questo video, a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella. In questo modo ti raggiungeremo facilmente ogni qualvolta andremo a inserire un nuovo video all'interno di questa piattaforma. Ma adesso andiamo a vedere in che maniera si realizza il tutto. Andiamo! Ok, su questa installazione ho già attivo sia WooCommerce che il nostro plugin YTH Booking and Appointment for WooCommerce. Quindi andiamo nella bacheca, nella parte admin di WordPress e qui possiamo andare su prodotti e aggiungere il nostro nuovo prodotto. E da qui possiamo creare il nostro prodotto di tipo prenotabile. Quindi diamo un nome, lo chiamo Appartamento New York. Da qui possiamo dire a WooCommerce che tipologia di prodotto stiamo andando a creare. Semplicemente andando sul box dati prodotto, su questo menu a tendina, troveremo prodotto semplice, grouped, eccetera. Ma visto che abbiamo installato il nostro plugin, troveremo anche prodotto prenotabile. Ed è qui che cliccheremo. Una volta cliccato su prodotto prenotabile, lasciamo la spunta su virtuale, così diciamo a WooCommerce che non stiamo creando un prodotto che andremo a spedire, e iniziamo con la configurazione. Sulla sidebar sinistra, all'interno di questo box, troviamo delle sezioni. Per ogni sezione ci saranno delle impostazioni che possiamo andare a settare come meglio preferiamo. Queste sezioni le troviamo attive qua perché le abbiamo attivate in precedenza su YTH, da qui, Booking and Appointment, quindi su Add-on e Moduli. A questo punto possiamo iniziare con la configurazione, quindi andiamo sulla prima, su Impostazioni, la prima sezione. Da qua possiamo andare a configurare la data della prenotazione. Come vedi da qua possiamo inserire se prenoterà per minuti, ore, giorni o mesi. In questo caso, per esempio, se il prodotto fosse stata una visita medica, avrebbe senso mettere ore, oppure, non so, un appuntamento da un avvocato, eccetera. Mentre nel nostro caso, visto che stiamo creando un prodotto di tipo prenotabile ed è un appartamento, per noi ha senso mettere giorni. Subito dopo possiamo abilitare il selettore di intervallo del calendario. Quindi da qui possiamo abilitare il calendario che andrà direttamente nella pagina prodotto. Ti mostro una cosa, perché se da qui avessimo inserito unità fisse, anziché mettere il calendario, quindi unità fisse di giorni, in questo caso perché ho selezionato giorni, dobbiamo decidere semplicemente quale sarebbe la data d'inizio, perché se io decido che comunque questo prodotto avrà unità fissa di un giorno, gli dirò al plugin, guarda, inseriscilo dal giorno corrente, oppure dal giorno corrente più uno, oppure nella prima data di disponibilità del prodotto, oppure una data personalizzata. Per questo tutorial metteremo che il cliente può prenotare unità di un giorno e abilitiamo il selettore di intervallo delle date, quindi che verrà mostrato nella pagina prodotto. Da qui possiamo inserire la data inizio predefinita del form di prenotazione, quindi sempre giorno corrente più uno, la prima data disponibile e la data personalizzata. Da qui possiamo decidere se la prenotazione durerà tutta l'intera giornata, ovvero se facciamo switch su sì, praticamente, se il nostro cliente per esempio sceglierà due giorni, quindi dal giorno 1 al giorno 2, il giorno 2 sarà anche prenotato per tutto il giorno, quindi solo esclusivamente se questa opzione sarà attiva, quindi la disabilitiamo. Da qui invece possiamo decidere i giorni d'inizio consentiti, quindi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, eccetera. Ovviamente, come scritto qua, lascia vuoto se può iniziare in qualsiasi giorno della settimana. Adesso possiamo passare alla sezione successiva, che è termine della prenotazione, e da qui possiamo decidere per esempio il massimo di prenotazione per unità. Mettiamo caso che all'interno dell'appartamento ci sono tre stanze, qui posso mettere esattamente le tre unità che io posso andare a affittare, quindi a rendere disponibili per la prenotazione. E nel nostro caso è semplicemente uno, mettiamo l'intero appartamento. Quindi possiamo decidere la durata di prenotazione da un minimo a un massimo. Qui, come vedete, c'è scritto giorni, perché noi qui sopra abbiamo scritto giorni, perché se io cambiassi in ore, qua sotto comparirebbero le ore e non i giorni, cioè è in base a quello che tu scegli all'inizio nelle impostazioni. Quindi scegliamo che la durata di prenotazione minima è uno e il massimo mettiamo per esempio che sono 10 giorni. A questo punto possiamo decidere i termini minimo e massimo di prenotazione anticipata e qui gli orari del checkout e del check-in. Possiamo decidere anche il tempo di buffer, cioè il tempo per prenotazione o riordino tra due prenotazioni, e quindi possiamo decidere il tempo fra una prenotazione e l'altra, magari mettiamo un giorno perché
abbiamo il servizio di pulizia, di riordino, eccetera. Possiamo abilitare da qui la richiesta di conferma della prenotazione, quindi abilita se la prenotazione necessita di conferma da parte dell'amministratore, quindi in maniera manuale, oppure di permettere la cancellazione, quindi abilita per permettere al cliente di cancellare la prenotazione. In questo caso, se abilitiamo questa, possiamo inserire anche la prenotazione può essere annullata fino a un giorno prima della data inizio della prenotazione, per esempio. Adesso in questo caso io non ho il box delle Google Maps perché non l'ho banalmente attivato all'interno dei moduli e quindi degli add-on di YTH Booking Appointment for WooCommerce, ma salviamo il prodotto in bozza e lo andiamo subito a mettere. Quindi andiamo su YTH, andiamo su Booking and Appointment, andiamo su add-on, moduli, vedi è da qua che possiamo attivare tutti i moduli, per esempio attiviamo il modulo Google Maps e torniamo di nuovo sul prodotto che stavamo creando. Quindi tornando in basso vediamo che abbiamo anche la sezione di Google Maps, quindi una volta create le tue chiavi API potrai andare a inserire una mappa all'interno del prodotto. Andiamo alla seconda sezione che è persone, quindi possiamo abilitare la tipologia di persone per questo prodotto. Quindi il numero di persone minimo e massimo, ovviamente possiamo impostare il numero di persone per prenotazione e poi possiamo contare le persone come prenotazioni separate. Come c'è scritto qui nell'esempio, se imposto 10 persone per una classe di yoga e configuro 10 in prenotazioni massime per unità, ogni persona sarà una prenotazione separata fino al raggiungimento di 10. Cioè se avessimo settato 10 come persone massime e sono 10 le persone che prenotano, ogni persona sarà una prenotazione a sé. Nel nostro caso non ci interessa, quindi la disabilitiamo. E possiamo anche abilitare le tipologie di persone. Quindi se attivo qui questa opzione, trovo già delle impostazioni perché nei tutorial precedenti ho già inserito le persone all'interno di questa demo che utilizzo per il tutorial, ma da qui possiamo andare a inserire le nostre persone e abilitarle. Come vedi io da qua ho creato over 60, un minimo D a un massimo D, che sono le opzioni che ci sono dentro, il prezzo di listino e la tariffa base può cambiare da persona a persona, per creare le tipologie di persone ci basterà andare su YTH Booking Configurazione Tipologie Persone. Basterà cliccare qua e andremo nella sezione corretta dove io ho già creato delle persone all'interno di questa sezione, ma per crearla ci basterà semplicemente mettere qua il nome e la descrizione. Molto semplice, molto intuitivo, basterà semplicemente configurarle per poterle abilitare all'interno di tutti i prodotti che andrai a creare. Quindi torniamo al prodotto, abilitiamo adulti e minorenni e passiamo alla tab successiva, che è la tab costi. Quindi da qua possiamo decidere il prezzo di listino, per esempio per un giorno. Mettiamo che l'appartamento costa 100 euro per un giorno. Se lasciamo le impostazioni così, quindi senza abilitare questo, anche se all'interno dell'appartamento andranno 5 persone, 6 persone, dipende da quello che abbiamo messo nelle impostazioni, comunque il prezzo rimarrà 100. Mentre se inseriamo il segnale di spunta qui, questo prezzo sarà moltiplicato per il numero di persone che avranno preso l'appartamento. E da qui possiamo decidere anche una tariffa base. Se leviamo questo segnale di spunta, possiamo invece decidere un prezzo extra per ogni persona aggiunta. Vale lo stesso discorso per la tariffa base, dove c'è anche il moltiplicatore, quindi moltiplica per il numero di persone. Nel mio caso lascerò semplicemente 100, indistintamente da quante persone prenderanno l'appartamento. Subito dopo ho le impostazioni per gli sconti, quindi posso decidere uno sconto settimanale per incoraggiare gli utenti a prenotare soggiorni più lunghi, uno sconto mensile oppure uno sconto last minute, cioè potrei decidere per esempio uno sconto per prenotazioni inserite un tot di giorni prima dalla data di inizio. Quindi inseriamo uno sconto del 20% a tutte le persone, quindi a tutte le prenotazioni inserite, mettiamo 2 giorni prima della data di inizio. A questo punto possiamo andare a configurare i nostri costi extra. Quindi possiamo impostare i costi extra esattamente da qua, YTH Booking Configurazione Costi. Ci basterà cliccare qua per andare a creare i nostri costi. Come per esempio questo costo di pulizia finale che avevo già creato in precedenza all'interno di questa installazione, dove posso inserire l'importo, per esempio, non so, 30 euro, e lo posso moltiplicare o per persone o per durata, o entrambe, sia per persone che per durata. Posso aggiungere un costo da qua, quindi nel momento in cui cliccherò posso aggiungere un costo, oppure lo posso cancellare. E ovviamente, come ti dicevo, se clicco qui sopra posso andare a configurare i miei costi esattamente come hai visto per le persone. Quindi inserisco il nome del costo e la descrizione del costo. Torniamo indietro, posso andare a creare delle regole avanzate. Quindi se clicco su crea regola,
si apre questo pannellino dove da qua posso dare il nome alla regola e posso decidere le condizioni della regola. Per esempio possiamo creare una regola, la chiamiamo 10%. Da qui possiamo decidere la condizione, quindi un intervallo di date personalizzato, intervallo di mesi, di settimane, di giorni, conteggio delle persone, durata. Per esempio lo mettiamo sui minorenni. In questo caso decidiamo il numero, quindi da 0 fino a 4, e possiamo aggiungere anche nuove condizioni e possiamo decidere di cambiare il prezzo di listino o cambiare la tariffa base fissa. Quindi cambiamo il prezzo di listino, possiamo aumentarlo, diminuirlo, moltiplicarlo, dividerlo, eccetera. Facciamo diminuisci in percentuale il prezzo del 10%, esattamente per come abbiamo chiamato la nostra regola. Quindi aggiungiamo la nostra regola e salviamo il prodotto in bozza. Ok, così abbiamo salvato tutte le nostre impostazioni che abbiamo cambiato finora. A questo punto possiamo andare sulla sezione disponibilità e da qua possiamo impostare tutte le disponibilità del nostro prodotto. Quindi possiamo impostare che tutti i giorni è prenotabile, ok, o non prenotabile. Possiamo aggiungere delle regole, per esempio il lunedì o il martedì, il mercoledì, insomma il giorno che vogliamo, la domenica per esempio, lo possiamo mettere come non prenotabile. E le regole di disponibilità aggiuntive verranno create semplicemente cliccando qui su aggiungi regola. Quindi se clicco su aggiungi regola si aprirà un pannellino esattamente come si è aperto per i costi eccetera, dove possiamo andare a creare la nostra regola e possiamo inserire le nostre impostazioni. Quindi potremmo decidere per esempio che per un certo periodo questo appartamento non sarà disponibile perché magari ci vogliamo andare a stare noi. Quindi inserisco il nome della regola, estate personalizzato, metto tipo regola date specifiche, quindi lo inserisco qua, da, vado, non so, da a luglio, dal 17 al 23, disponibilità imposta tutti i giorni come non prenotabile. E aggiungo la regola. Salvo sempre le impostazioni di tutto quello che ho fatto fino ad ora, salvo su bozza. E come vedi qui è comparsa la mia regola personalizzata, estate personalizzato, e posso abilitarla o disabilitarla a mio piacimento. Dopodiché posso continuare la configurazione del prodotto semplicemente andando sulla sezione servizi e da qui i servizi funziona sempre allo stesso modo come costi, persone, eccetera. Posso andare a creare i miei servizi semplicemente cliccando da qui e quindi andando su YTH, Booking, configurazione, servizi. E quindi da qua inserire i servizi che sono disponibili. In questo caso per questa installazione io già ho creato dei servizi come aria condizionata, come breakfast, come dinner, eccetera. Ma se clicco qui dentro, vedi, sono tutti creati qua e da qui posso andare a creare quello che più mi interessa. Inoltre a ogni servizio posso associare ovviamente un prezzo. A questo punto ci basterà semplicemente andare a inserire un'immagine per il prodotto, magari scegliamo questa immagine, inseriamo anche una piccola galleria, aggiungi galleria prodotti e mettiamo queste tre, aggiungi la galleria e possiamo andare a visualizzare il nostro prodotto. Aggiorniamo, inseriamo anche la nostra descrizione prodotto e visualizziamolo. Eccolo qua, adesso abbiamo la nostra pagina prodotto con il nome dell'appartamento, quindi appartamento New York, descrizione, appartamento moderno ed elegante, e qui abbiamo il nostro box dove possiamo prenotare il prodotto e ovviamente ci sono tutte le cose che noi abbiamo impostato, la data di check-in e di check-out è mostrata qua, 10, 12, da qui possiamo selezionare le date dove andremo a prenotare il nostro prodotto e come vedi per esempio se noi andiamo su luglio, la settimana che va dal 17 al 23 non è disponibile perché abbiamo inserito una regola all'interno del prodotto. Le persone sono minorenni e adulti, i servizi aggiuntivi sono breakfast and dinner e i servizi inclusi c'è l'aria condizionata che è gratuito, esattamente come abbiamo inserito all'interno delle impostazioni del nostro prodotto. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!